Ciao ragazzi, ben ritrovati in Under Link e bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, capitolo di Yu-Gi-Oh! 5Ds. Se devo essere sincero, il deck di Yusei mi sta venendo un po' a noia dopo aver usato questo fantomatico deck rottame per ben 3 duelli di fila, di cui questo per 4 volte ho dovuto perdere. Ho dovuto. Comunque, dopo il duello con la Stroga. Siamo benissimo. Dopo il duello con la strega della Rosa Nera, Yusei scoprì i piani di Goodwin per il drago Kremisi e lo affrontò. Mi ha costretto in questo torneo, mi ha minacciato e ha imprigionato i miei amici. Voglio sapere la verità. Non duellerò Jack finché non mi dirai perché l'hai fatto. Yusei, sei stupido? È a causa di questo marchio. Poteva anche dirglielo, eh? Guarda, Yusei, tu hai questo marchio, sei un predestinato, quindi combatti per me. E lui, sai che c'è quasi quasi. Invece no! Lui vuole il potere del drago Kremisi, quindi sta cercando di riunire tutti coloro che hanno il marchio. Mi ha portato qui con menzogne, mi ha manipolato. Oh, andiamo, mi stai descrivendo in un modo così meschino. Jack, tu volevi essere il campione del duello turbo, e lo sei diventato. Sì, ma volevo guadagnarmi il titolo. Hai avuto quello che volevi, Yusei è qui, no? Quindi lascia andare i suoi amici. Voglio che questo duello sia legittimo, solo noi. Se questo è ciò che il mio campione vuole, allora così sia. Sei sicuro di voler fare questo? Non ne sappiamo molto su questo drago Kremisi. Questo è esattamente ciò di cui stavo parlando, Yusei. Sei un codardo! Senti, nessuno dà del codardo a me, hai capito? Sia chiaro. Inizia con due carte coperte. Allora, ovviamente Spaventapasseri di Ferraglia sempre coperto perché non si sa mai. Fiammata meteorica. Oddio, fiammata meteorica non mi dispiace, eh? Cavolo, ala scudo è interessante. Due volte per turno non può essere distrutto in battaglia. E la evochiamo. Prendi il danno, ma almeno non può essere distrutta. E poi posso annullare il primo attacco con Spaventapasseri di Ferraglia. Quindi ricevo solo un danno. Nel caso evocasse un altro mostro oltre quello coperto. Cioè, certo, è ovvio. Camaleonte mascherato. Scusa un po' una cosa. No, no, no. Oh, evocazione sincro! Bravissimo, così non prendo... Cazzo. Wow. Ora, stiamoci calmi tutti quanti un momento. Attivo Spaventapasseri di Ferraglia perché... Settima prova! Sto deck fa schifo. Ma tanto. A parte che sti due pure non è che servano tanto in mano. Quindi possiamo attivare tranquillamente fiammata meteorica. Non ha nulla per contrastarle e via. Uno e due. Due schifo di carte. Ma farci demoni folle. Ah, fa il danno in difesa. Sì, bene, bravo. Complimenti. Ah, potrei fare autodistruzione. Vai. Vai, kamikaze. Ce la faccio? Ci diamo una mossa? Meno male. Ce l'abbiamo fatta. Ah, certo. Beh, in difesa. Ah. Direi che ho perso un'altra volta. E questo come lo distruggo? Non posso. Non posso distruggerlo. Grande. Un altro. Ci voleva un altro. Perché uno sembrava poco in effetti. Già. Se non avessi sbagliato prima, avrei già finito. Invece di premere sì, prima ho premuto no e m'ha fottuto. Bravi, bravi tutti. Boh, non lo so ragazzi, io mi sono un po' scocciato sinceramente. Boh, vediamo di fare qualcosa. Sì, abbiamo l'effetto. Se riusciamo a sfasciarlo. Ma, andata bene. Vai. Peccato che la torna a 900. Dai, su evoca il tuo drago arcidemone, facciamo una cosa veloce, eh. Bravissimo, tu sì che capisci tutto. Allora, a dire il vero, potrei fare così. Aggiungiamo questo.
Ok, quella carta non è che mi servisse a molto. Dunque, possiamo evocare Guerriero Rottame grazie all'effetto di Rottame Synchron, che mi permette di riprendere un mostro dal cimitero di livello 2 o inferiore. Ora, la cosa che le stelle devono essere precise mi dà molto fastidio, perché sennò potrei evocare chi mi pare quando voglio, invece di stare a contare le stelline giuste ogni volta. E via, ma anche questa. Vedi, distruggendo gli mostri in campo ha sempre meno probabilità di evocare il drago arcidemone. Però ha le carte adatte per prendere carte dal cimitero, evocarle specialmente e fare l'evocazione sincro. Oh, allora, tu sei molto forte. Quindi ti metto in campo. Tre ce ne ho, perché se uno non bastava. Lo so che è uno sbaglio, ma voglio stare tranquillo. Rappezzatore oscuro. Hai selezionato in cima al deck cosa? Nulla, il nulla cosmico. Guarda la prima carta del tuo deck, falla ritornare in cima al deck o in fondo. Beh, potrebbe essere buono per evitare di prendere una carta che non vuoi in quel momento. Certo. Ragazzi. Oh, è uguale a prima, Dopo 8 duelli e ben 46 minuti di registrazione, è fatta. Ah, Lazar, una domanda. Pensavo che avessimo bisogno di 5 predestinati, ma ne abbiamo solo 4. La bambina, Akiza, Yusei e Jack. E quindi il drago si è risvegliato. Io so chi è il quinto predestinato. Che emozione, significa che possiamo sbloccare tutta la sua potenza. Ma per prima cosa dobbiamo vedere se siamo in grado di sfruttare l'immensa potenza che il drago Cremisi sarà in grado di creare. Dopo che il drago Cremisi fu evocato con successo, Rex Goodwin si rivelò come il quinto ed ultimo predestinato. Rivelò una visione agli altri 4 predestinati di un futuro che dovevano prevenire. La visione mostrava la distruzione di Nuova Domino, che potrebbe essere stata evitata solo da chi ha ereditato il potere del drago Cremisi. Yusei fu in grado di sconfiggere Jack e reclamare la vittoria. Jack, stai bene? Non so cosa hai fatto, ma ora tu sei campione. Non so cosa hai fatto, ci abbiamo messo 3 quarti d'ora e 8 sconfitte, non lo so, Se la visione è vera, niente di questo è importante, perché tutti noi perderemo. Moriremo, no? Perderemo. Subito dopo il loro epico duello, Yusei fu proclamato campione. Mamma mia, ragazzi, odio il deck di Yusei. Ricatto super sensoriale. Dopo che la Fortune Cup si concluse, Yusei duellò contro un uomo che dichiarava di essere un predestinato oscuro. Yusei riuscì a sconfiggere questo nuovo nemico e cercò di interrogarlo, ma l'individuo non aveva nessun ricordo di ciò che era appena accaduto. Però incontrò Carly Carmine. Ah, lei me la ricordo. Ciao, sono Carly Carmine. Vorrei intervistarti e sapere come ci sente essere il primo dilettante a diventare il campione di Nuova Domino. E quello che è successo con questo tizio stravagante. Ehi, senti le sirene? Chi ha chiamato la security? È meglio andarci da qui prima che inizino a fare domande. La mia intervista la facciamo un'altra volta. Più tardi Yusei si incontrò con Rex Goodwin per capire chi fossero questi predestinati oscuri. Yusei, devo dirti la verità a questo punto. Perché non cominciamo con il marchio? Questo è il marchio del drago Cremisi e fin qui ci eravamo capiti. Il marchio appartiene a chi protegge il nostro mondo dall'oscurità. Può assumere molte forme, anche quelle dei tuoi amici. Ma tu saprai la loro identità perché avranno il marchio dell'ombra. Ti riferisci ai predestinati oscuri? Come tu sei stato scelto per proteggere la luce, loro hanno scelto di proteggere l'oscurità. Ma quindi è una cosa buona, quella di Goodwin. Non si fermeranno mai di cercare di annientarti. Per aumentare la loro forza, assorbono le anime umane, anche quelle innocenti. Tu e i tuoi amici dovete unire le vostre forze. E se non ce la faremo, rilasceranno le ombre? Se ciò dovesse accadere, hai già avuto una visione del nostro destino. Ah, ma guarda un po', è arrivato anche Crow. Come stai, Crow? Ah, come al solito continua a combattere, ruba i ricchi per sfamare i poveri, Robin Hood. Crow, perché le strade sono così deserte? Ultimamente ci sono dei tipi raccapriccianti in giro. Predicano una dottrina stravagante cercando di arruolare nuovi seguaci. Bene, darò un'occhiata. E arriva il primo cavaliere oscuro, Kalin Kessler. Yusei, il suo amico col cervellino da uccello. Oh oh oh. Kasser, pensavo te ne fossi andato per sempre. Sbagliato, Yusei. Mi sono fatto nuovi amici mentre ero via e credo che tu abbia già duellato con uno dei miei colleghi. Vuoi dire quello predestinato oscuro? Stai con loro adesso? Una volta ero tuo amico, sì, ma ora sono il tuo nemico. Preparati per il duello della vita! Durante il loro duello, Kalin evocò l'immortale terrestre Kapakapu. Mamma mia! Che assorbì le anime dei presenti. E quel mostro sconfisse Yusei. Nel frattempo, Leo, Luna, Bolt e Tenzan viaggiarono al quartier generale del movimento Arcadia per ottenere aiuto da Akiza.
Però ora è molto occupata. Però, se siete venuti fin qui, deve essere qualcosa di importante. Sì, Marchio del Drago, lei è una supereroina. Ho notato alcuni strani avvenimenti. Mi piacerebbe aiutarvi. Veramente? Certo. A quanto pare Leo si ritrova incatenato con un aggeggio sulla testa. Ah, ma è il casco di Sire! Voglio vedere se ha poteri psichici combattenti. La società dovrà pagare per come ha discriminato e trattato gli psichici? Ma cosa vuoi fare? Vedere se è un duellante psichico? Ok, facciamolo. Perdiamo altre 8 volte, però no, perché sono un po' stanco. Ah, vai, seconda prova contro Leo, che ha tutte quante carte che quando l'ho usato io non esistevano proprio. Vai, già iniziamo bene, 2004. Oh yeah, oh yeah. Ah, però ha 1004 ora. Evocazione speciale, no? Ok. Questa la metto coperta. Finiamola così. Quindi durante il suo turno ha 1000 punti in più. Ok. Sì. Sì. Questa. Ok. Grande Gianni. Grande Gianni, grande, ti voglio bene. Ah, così, tanto per, non si sa. Peccato che non si possa mettere in difesa. Chissà se l'attaccherà. Sarebbe interessante vederlo, eh. Se attacca quella coperta o questa. 4 più 2, 6 e 3, 9. Ah, un po' troppo. Ah, non ha mostri. Buono. Vai. Oh, stavolta ci siamo, eh. Stavolta ci siamo. Wow, ragazzi, io non ce la faccio più già. Solo due duelli stavolta perché è proprio tremendo. No, vabbè, no. Io, boh. Vabbè. Se proprio ci tieni. Porca miseria, guardalo come ti frega. Sì. Ok. Bye bye. Sì, avanti mo, distruggimi questa, distruggimi. Avanti mo. Un mostro di livello psico di 3 o inferiore? Beh, cavoli. 3 o inferiore, abbiamo un livello 3. Allora, posso farlo? Come no? 3 più 3, 6 e 2, 8. Giusto? Un tuner è a massimo 1. Vabbè. Paghiamo 200 life point. Posso mettere in attacco perché c'è questa carta che mi protegge. Certo, è un po' il costo elevato da tenerla, però almeno. Ah, posso attivarla questa, sì. Sì. L'attivo con molto piacere. Eccolo qua. No, perché pensavo che potessi anche usarla anche se avevo più mostri tipo psico, invece no. Sperando che abbia 1500, 1400 o meno. Damage step, ah sì. Attivazione. Per andare sul sicuro 500, eh. Ma vabbè, non serviva. Comunque. Attacchiamo e vinta. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Che rottura di palle. Ti dispiace, Luna. Il ragazzo non è speciale, ma almeno ancora la ragazza. Ha la ragazza lui. Sì, vorrei proprio vederlo. Ah, scavando in profondità. Mi dispiace, ma lo facciamo la prossima volta, ragazzo. Io. Non ce la faccio più. Un'ora di registrazione. Un'ora e 10 per due duelli. Ma io non lo so, ragazzi. Purtroppo certi deck non sono fatti per combattere. Per ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo scempio di video. In descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi perché in genere non faccio così schifo. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!